Il primo weekend di San Firmino, della festa San Firmino di Pertusio, si va concludendo. È stato un weekend intenso. Oggi domenica tanti appuntamenti. Siamo con il segretario della Proloco, Antonio Centolanza. Antonio, allora, questo primo weekend archiviato in maniera molto positiva, adesso che cosa ci dovrà aspettare? Ma prima parliamo del bilancio. Un bilancio positivo, è stato un sabato con tanta gente, tanta voglia di ballare, una bella domenica di festa, sole che ci ha aiutato tantissimo, tanta gente che è venuta a trovarci, tanti eventi che ci hanno aiutato a coinvolgere tutta la popolazione del paese e non solo, anche del canavese. Siamo contenti, un po' stanchi ma contenti, pronti a riprendere l'attività anche per la prossima settimana, la settimana entrante. Una settimana molto ricca, perché inizierà già lunedì sera, domani sera, con la presentazione della squadra del Pertusio che gioca in terza categoria, e si arriverà fino a lunedì prossimo con la gara di bocce, ma in mezzo tanto tanto di tutto e di più, perché c'è cultura, ancora una volta lo sport, ancora una volta c'è teatro, quindi vi siete scatenati ancora una volta nell'organizzazione. Sì, diciamo tanti eventi, domani sera appunto una pedicena di presentazione della squadra dell'SD Pertusio, una squadra che quest'anno punta alla seconda categoria, quindi ci sta credendo seriamente con dei rinforzi, speriamo che possiamo il prossimo anno tifare tutti una squadra in seconda categoria. Continueremo mercoledì sera con il teatro, venerdì sera la classica bagna cauda, abbiamo già tante prenotazioni, invitiamo comunque a chi è interessato ancora a prenotare, perché avremo probabilmente il tutto esaurito. Sabato sera con Pietro Galassi, domenica con la sesta rassegna canora dei cori piemontesi. Sempre domenica riaprirà la mattina la mostra del fischietto, la mostra anche di Come eravamo Pertusio, organizzata in collaborazione con il gruppo che ci aiuta, che lavora su Belmonte. Diciamo una serie di eventi che ci aspettiamo, con l'aiuto e la clemenza del tempo, che possa darci lo stesso risultato del primo weekend. Tra l'altro, proprio alla rassegna canora, quest'anno, giunto alla sesta edizione, avete deciso di posizionarla la domenica e soprattutto in un orario pomeridiano, un po' diverso rispetto a quello che avevate fatto in precedenza. Sì, diciamo che proviamo una cosa un po' diversa dal solito, proviamo ad attrarre un pubblico un po' diverso. Abbiamo la fortuna di avere, oltre alle mondine, alle nostre valli, un gradito ritorno che era anni che non tornava sulle scene, che è Elisa Pisotti, che in via del tutto eccezionale sarà a Pertusio. È una delle poche uscite che ha fatto quest'anno e che farà, e quindi invitiamo tutti a venirla a vedere, perché effettivamente merita un'attrazione un po' particolare, un po' diversa dal solito. L'abbiamo posizionata così la domenica pomeriggio, appunto perché vogliamo provare a prendere un pubblico maggiore rispetto alle sere, durante infrasettimanali, anche al sabato sera. Infine un ringraziamento e un bravo a tutti i componenti della Proloco di Pertusio, perché nei primi giorni di questa festa di San Firmino 2023 hanno già fatto tanto e ancora faranno nei prossimi giorni. Assolutamente sì, un ringraziamento a tutti, al direttivo, a tutti i volontari che sono tanti, sono stati questo weekend tanti, saranno ancora la prossima settimana. Un ringraziamento al comune di Pertusio che ci ha supportato in tutto e ci ha dato una grossa mano, al gruppo ciclistico Sutta La Tour che per l'organizzazione della ciclocronoscalata, a tutti i gruppi che ci stanno supportando, alle scuole che ci stanno dando una grossa mano nel far partecipare i bambini agli eventi, e in ultimo, ma non per importanza, all'associazione Scopri Natura che ci sta dando una mano nell'organizzare la mostra nelle due domeniche.